La storia inizia con un ragazzo che viaggia in auto con i suoi genitori. Improvvisamente un altro veicolo sbanda nella loro corsia, facendo perdere il controllo al padre. L'auto si schianta contro la barriera e cade dal ponte nel fiume. Anni dopo, il ragazzo, ormai adulto, si sveglia in preda al panico per un altro incubo su quel terribile incidente. Sua madre entra e dice che il suo amico Vova sta chiamando, ma non vuole parlare. Comprendendo l'esitazione del figlio, gli ricorda che stanno andando a fare un'escursione in montagna e che un'altra occasione per vedere l'eclissi solare non ci sarà per molto tempo. Sapendo che il figlio ha paura dell'altezza, riesce a convincerlo a fare l'escursione. Nel frattempo, in un altro secolo, uno sciamano esegue un rituale, chiedendo aiuto agli antichi spiriti per trovare una potente pietra che gli consentirebbe di mettere in ginocchio il mondo. Tornati nel presente, Vitia e i suoi compagni di classe partono per la loro escursione attraverso la foresta e le montagne. Alla fine il gruppo raggiunge un ponte sospeso. L'insegnante spiega come attraversarlo con attenzione e i bambini iniziano a percorrerlo uno alla volta. Quando è il turno di Vitia, è estremamente nervoso e ansioso. Stringendo i denti, Vitia fa qualche passo in avanti ma guarda in basso e si fa prendere dal panico e cade dal ponte. Viva corre subito in aiuto e riesce a recuperarlo. Gli altri compagni di classe iniziano a prenderlo in giro e, cadendo, si rovescia accidentalmente l'acqua di una bottiglia sui pantaloni. Incapace di sopportare le prese in giro, Vitia scappa, mentre Viva lo insegue e lo raggiunge vicino a una delle rocce. Viva cerca di rincuorare l'amico. Alzando lo sguardo, i ragazzi vedono che l'eclissi è già iniziata. Improvvisamente, sentono degli strani tremori, mentre inizia un terremoto. Una parte della roccia su cui si trovava Vova crolla e lui cade nella voragine. All'ultimo momento, si aggrappa al bordo della roccia ma non riesce a tirarsi su. Chiedendo disperatamente aiuto, Vitia ha troppa paura per avvicinarsi al bordo. All'improvviso, nella roccia alle loro spalle si apre un buco simile a un portale, nel quale Vitia viene risucchiato. Svegliandosi, Vitia vede la roccia alle sue spalle. Chiudendo tutto, sentendo una voce, sbuca cautamente da dietro un grande masso e vede un uomo vestito con un'antica armatura, che tiene in mano un mazzo di fiori e parla da solo. Improvvisamente, un gran numero di altri guerrieri appare di fronte all'uomo. Dopo aver respinto con successo il loro attacco, sta per andarsene quando un altro guerriero gli tende un'imboscata alle spalle. I due ingaggiano un combattimento con la spada, ma l'uomo viene sconfitto e circondato. Vitia, che osserva da lontano, decide di avvicinarsi ma scivola e cade. Nello stesso momento, una sirena inizia a suonare dal suo zaino. Il megafono si è acceso. Il capo dei guerrieri ordina immediatamente ai suoi uomini di catturare il ragazzo. Tuttavia, il guerriero caduto, ora montato su un cavallo, riesce a salvare Vitia e a fuggire. Mentre si avvicinano al fiume, il giovane chiede aiuto a Vitia. Immediatamente apparve un sentiero di pietra attraverso l'acqua. Non appena il cavaliere attraversò il fiume, il sentiero scomparve, facendo cadere in acqua i guerrieri inseguitori e trascinandoli sotto. Il giovane portò Vitia all'avamposto. Ilia e l'anziano Ofsi, che lo incontrarono lì, erano molto dispiaciuti che avesse lasciato l'avamposto senza permesso. Uno degli uomini riuniti decise di far rinsavire il ragazzo e lo bagnò con un secchio d'acqua fredda. Quando arrivò anche Vitia, inizialmente pensò che fosse stato il suo amico a farlo, ma guardandosi intorno vide delle persone dall'aspetto strano. L'anziano decise che domattina lo avrebbero portato a Velis per scoprire la verità. Fino ad allora, decisero di rinchiudere il ragazzo in un capanno. Quella notte, Kandō visitò lo sciamano. Sebbene gli spiriti avessero indicato correttamente dove avrebbe dovuto trovarsi il romano, non erano riusciti a ucciderlo. Il bambino vestito in modo strano aveva interferito. Dopo aver saputo del bambino, lo sciamano chiese se avesse il simbolo della testa di drago. Lo sciamano fu molto contento di questa notizia. Gli spiriti avevano inviato il loro messaggero che avrebbe portato loro un potere sconfinato. Nel frattempo, Vitia cercava di capire cosa stesse succedendo. I suoi pensieri furono interrotti da una ragazza che si avvicinò e gli offrì del latte. Cercò di chiederle dove si trovasse, ma lei non capì bene la sua domanda e rispose che era nel capanno. Vitia chiese allora in che anno fosse e rimase scioccato nel sentire che era il 1120 d.C. La loro conversazione fu interrotta dal giovane che voleva ringraziare Vitia per il suo aiuto. Vitia disse che aveva urgente bisogno di tornare a casa e il giovane rispose di non preoccuparsi. Il giorno dopo, il ragazzo fu messo su una zattera e mandato al centro del fiume. All'improvviso, le corde che tenevano i tronchi si ruppero e il ragazzo sprofondò nell'acqua. Lì vide una strana creatura e un attimo dopo fu ributtato a forza sulla riva. Gli uomini restituirono a Vitia le sue cose. Seduti intorno al tavolo, si presentarono uno per uno. Ilia, Dobrinia e Oleshko. Vitia spiega di provenire da un'altra epoca e di essere stato risucchiato da un buco in una scogliera. Tuttavia, i ragazzi non gli credono, pensando che abbia battuto forte la testa. Per tutta risposta,
il ragazzo prende un megafono dallo zaino e lo accende. Il forte rumore provoca la dispersione della folla, ma ha l'effetto desiderato e convince i guerrieri della storia del ragazzo. Elder promette di trovare il modo di tornare a casa, mentre Ilya gli offre di stare con sua sorella Melanica per il momento. Quella sera, tutta la famiglia si riunisce intorno al tavolo. In quel momento, Vitya si avvicina a loro. L'anziano riferisce di aver visitato Velis, il quale ha detto che durante un'eclissi solare il buco si aprirà di nuovo. Tuttavia, non si sa quando ciò avverrà. Il portale può essere aperto con la forza, ma solo gli stregoni sanno come fare. È necessario rivolgersi a loro per avere delle risposte. Il mattino seguente, Vitya decide di esplorare l'avamposto e di scattare alcune fotografie. Lì incontra Olishko e gli chiede di portarlo dagli stregoni. Olishko dice che può indicargli la strada, ma non servirà a molto. Per ottenere le risposte, bisogna superare le prove degli stregoni, con la spada, l'arco e il proprio ingegno. Vitya chiede allora di provare a superare tutte queste prove. Olishko decide di iniziare con l'equitazione. Mentre Vitya sta per montare a cavallo, qualcuno lo afferra da dietro. Voltandosi, vede il Tugarin catturato. Dopo aver allontanato la mano, Vitya non si accorge che una spilla è caduta dal suo cappotto e Tugarin la raccoglie. Il giorno dopo inizia l'addestramento di Vitya. Col tempo, Vitya diventa abile con la spada e l'arco e Olishko gli disegna una mappa che mostra il peso dello stregone. Nel frattempo, lo sciamano continua la sua magia nera, incantando un corvo che invia in ricognizione. Vitya si mette in viaggio. A un certo punto, sente un fruscio e decide di nascondersi dietro un albero. Incontra Olenka, la ragazza che è venuta nella foresta per raccogliere funghi. Vitya spiega che sta cercando lo stregone e che ha un disperato bisogno di tornare a casa. Decidendo di aiutare Vitya, Olenka accetta di accompagnarlo. Alla fine i due amici arrivano al luogo del marchio e Vitya viene immediatamente trasportato in un'altra dimensione. Una voce sconosciuta chiede severamente di sapere chi è e perché è venuto. Vitya chiede aiuto, dicendo che vuole davvero tornare a casa. La voce si offre di scambiare le conoscenze necessarie con un prezzo. Vitya deve rivelare le sue paure più profonde e se mentirà rimarrà lì per sempre. Confessa di aver avuto un incidente, della sua paura dell'altezza e di come questa paura gli abbia impedito di aiutare il suo amico. Lo stregone accetta la sua confessione e gli parla del pare della pietra. La pietra può attraversare le ere, ma trovarla non è cosa facile per i mortali. La pietra va cercata dove si annidano i senza ali e si vedrà quando il vento sarà domato. Il potente potere della pietra sarà liberato da chi saprà toccare cuore a cuore. Tornando, Vitya condivide con lei le parole dello stregone. Arrivati al villaggio, la casa di Vitya è costruita proprio sul lago. Vitya ha improvvisamente un'idea su come domare il vento. Crea un piccolo paracadute e lo lancia in aria. Il paracadute li conduce in un punto del lago, dove Vityadi si immerge nell'acqua e trova la pietra. Il corvo lo riferisce immediatamente allo sciamano. All'improvviso, gli amici sentono un urlo. Voltandosi verso il rumore, Olenka vede una folla di kumani che corre verso il villaggio. Vitya e la ragazza si nascondono mentre intorno a loro scoppia il caos. Alla torre di guardia una delle guardie scorge del fumo e capisce che il villaggio sta bruciando. Chiama i guerrieri. Divisi in due gruppi, i due eroi incontrano i kumani. Gli uomini ingaggiano rapidamente battaglia. Vitya nota che uno dei nemici si sta avvicinando furtivamente alle spalle degli eroi. Afferrando un arco, gli spara. All'avamposto, Elder rimprovera i bambini per essersi allontanati senza permesso. Ma gli eroi li difendono dicendo che Vitya deve tornare a casa. Il giorno dopo, i Vitya si recano alla rupe triste. Inseriscono la pietra, ma non funziona, non c'è energia. Gli anziani suggeriscono di aspettare un temporale. Tornando all'avamposto, Vitya trova Olenka molto turbata. Si reca dall'anziano per chiedere che la punizione della ragazza venga revocata. Inaspettatamente, l'adolescente nota dei progetti di ali sul tavolo e si accorge di un errore. Lo comunica immediatamente all'anziano. L'anziano spiega che vuole progettare delle ali per i guerrieri, in modo che possano far cadere la pietra sulle teste dei kumani. Vitya si offre di aiutarlo. Più tardi, gli amici vanno a fare una passeggiata. Durante il tragitto, Olenka condivide una leggenda sul cuore di pietra. Chi lo trova incontrerà il suo vero amore o ritroverà quello perduto. Dopo la passeggiata, Vitya torna all'officina di Elder e aiuta a realizzare i progetti di un aliante. Apprendono che i kumani hanno attaccato deliberatamente, stavano cercando il ragazzo con la pietra. Rendendosi conto che il manufatto è in pericolo, Elder suggerisce di nascondere la pietra da qualche parte. L'anziano suggerisce di portarla in cima alla torre di guardia. Valutando l'altezza della struttura, Vitya si rifiuta categoricamente di salire, ma l'anziano riesce a convincerlo. Vincendo la sua paura, Vitya rischia persino di avvicinarsi al bordo per osservare il paesaggio circostante. Dopo un po' inizia il tanto atteso temporale.
Quella notte, un fulmine colpisce il punto più alto della torre di osservazione. Alcune pietre cadono fino alla base della prigione dove è tenuto il prigioniero. Questi riesce a fuggire e torna dal fratello Kand, che però non è molto contento di vederlo e ordina ai suoi servi di portare l'uomo fuori dalla sua tenda. Improvvisamente lo sciamano nota una pietra caduta che era stata portata dal fratello. Al mattino, all'avamposto, scoprono la pietra mancante e Tugarin che è fuggito con il manufatto. Olishko suggerisce di intrufolarsi nel loro accampamento di notte per rubarla. L'anziano è d'accordo e devono finire il deltaplano. Conchiede allo sciamano il potere promesso, ma lo sciamano dice che la pietra non ha potere e che solo chi l'ha trovata può infonderlo. Il giorno dopo, nella foresta, alcuni uomini attaccano la ragazza. L'anziano interviene, ma i due riescono a ferirlo gravemente e a fuggire con la ragazza. L'uomo viene trovato e portato all'avamposto. Racconta che Lenka è stata rapita. Dopo aver promesso di salvare la ragazza, l'anziano muore. Nel frattempo, la ragazza viene portata dal Khan. Vitya vede improvvisamente un corvo atterrare sulle finestre. Prendendo un pezzo di carta dai suoi artigli, capisce che si tratta di un messaggio della ragazza. Il ragazzo parte all'inseguimento dell'uccello per salvarla. Una volta raggiunto l'accampamento, lo sciamano gli consegna la pietra perché la impregni di potere. Prendendo la pietra tra le mani, il ragazzo capisce improvvisamente cosa deve essere fatto. La porge a lei, entrambi toccano il manufatto e lo restituiscono. Usando la pietra, lo sciamano inizia a lanciare un incantesimo. Dai massi e dalle montagne circostanti crea un gigante. In quel momento gli adolescenti stanno per essere giustiziati, ma lui si ricorda di come Vitya lo abbia protetto dalla grandine. All'ultimo momento, cambia idea e uccide invece i soldati Han. Da loro la possibilità di fuggire. Infuriato per le azioni del fratello, Khan lo uccide. Tornati insieme all'avamposto, Vitya spiega della terrificante creatura che lo sciamano ha portato in vita. Dopo un po', la sentinella della torre scorge un'orda in avvicinamento e dà l'allarme. Un esercito massiccio sta avanzando e con loro c'è il golem di pietra creato dallo sciamano. I difensori provano varie armi, ma nulla funziona. Gli eroi ordinano alle donne e ai bambini di cercare riparo. Olishko monta a cavallo e carica il golem. Riesce ad attirarlo in acqua, dove arriva l'aiuto di Velis. Rosanka corre sulla riva del fiume e lo chiama, e il ragazzo emerge dall'acqua. Improvvisamente, Vitya si accorge che è iniziata un'eclissi solare. Il ragazzo si dirige verso la scogliera. Nel frattempo, l'esercito attacca, sfondando la fortificazione e iniziando una battaglia. Nonostante la superiorità numerica del nemico, i guerrieri riescono a respingere l'attacco e a cacciarli dall'avamposto. Tuttavia, lo sciamano è riuscito a resuscitare il golem. In questo momento, Vitya torna con un'idea su come fermare lo sciamano. Salito in cima alla torre di osservazione, il ragazzo indossa il deltaplano. Tuffandosi con la pietra, riesce a stabilizzare il deltaplano e a volare verso lo sciamano. Il ragazzo getta la pietra nell'acqua. Il potere magico della pietra si disperde immediatamente e il golem si sgretola. In cerca di vendetta, il Khan attacca, ma Olishko interviene in suo aiuto e abbatte il malvagio. Il ragazzo chiede urgentemente di essere portato alla cupa roccia. Raggiunto il luogo, Vitya saluta l'eroe. Vitya cade nel portale e torna al tempo presente. Vitya vede il suo amico Viva appeso al bordo di una rupe. Accorrendo da lui, il ragazzo gli afferra la mano e lo trae in salvo. Nel frattempo, l'intera classe che assiste al salvataggio applaude, impressionata dal coraggio di Vitya. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.